Cari amici di Light Channel, si apre il sipario di un nuovo giorno. Ben ritrovati insieme. Oggi, martedì 19 luglio, siamo invitati a leggere nella lettera agli Ebrei, al capitolo 1, i primi due versetti. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. La lettera agli Ebrei ha un solo cuore, Cristo Gesù. La prima verità che la lettera agli Ebrei, il cui autore è anonimo, ci annuncia è questa: Cristo Gesù è il Figlio di Dio, attraverso il quale ha creato tutte le cose, tutto il creato e l'universo intero. Al versetto 1 l'autore fa riferimento all'intervento di Dio nella storia attraverso i suoi profeti. Nell'Antico Testamento infatti troviamo Dio che parla attraverso Giobbe, Sofonia, Daniele, Geremia, eccetera. Dio non è rimasto in silenzio, ha parlato e lo ha fatto tramite la creazione innanzitutto e poi tramite i suoi profeti. Ma l'Antico Testamento era solo ombra e promessa del nuovo. I profeti comunicavano la parola di Dio, ma Cristo è la parola di Dio. Egli è la parola di Dio fatta carne. E Dio, avendo già parlato nel passato molte volte e in molte maniere, in Cristo ha pronunciato la sua parola definitiva. La sua parola finale è arrivata a noi. Cari amici, è possibile che ci possa essere una parola più autorevole della sua? Può esistere una parola definitiva e certa come la sua? Assolutamente no. Pertanto, cari amici, il mio invito di questa mattina è di credere a questa parola con tutto il nostro cuore, credere a questa parola che è Gesù stesso e che vuole dimorare in ognuno di noi. Amen.